da parte nostra insomma, forte preoccupazione rispetto a questa lentezza, a questo ritardo, perché un commissario esiste per velocizzare le cose, per affrontare di petto e con urgenza situazioni indifferibili. E vedere che ci si impiega praticamente un anno lasciando le risorse ferme, magari cominciando a creare anche problemi di contabilità perché i soldi non spesi nell'anno precedente bisogna recuperarli sull'anno in corso e così via, è evidente che non si parte con il piede giusto. Farò questa relazione al governo sollecitando la definizione veloce di ciò che manca, la messa in condizione del commissario che possa lavorare, perché non possiamo ritrovarci in condizioni come quelle di pochi giorni fa, quando il Ministero delle Infrastrutture mandava i propri ispettori a minacciare la chiusura del traforo, mentre le ASL impedivano di fare quel tipo di lavoro perché sennò bisogna chiudere l'acquedotto, e sono esattamente le ragioni che portarono alla nomina di un commissario. Cioè, lì ci sono tre situazioni, acqua, traforo e laboratori, che devono convivere, e che devono convivere in un sistema così complesso per il quale oggi le normative non renderebbero possibile queste attività, e noi vogliamo salvaguardarle tutte e creare le condizioni per poter guardare con fiducia al futuro. Per fare questo però il commissario deve essere messo nelle condizioni di lavorare, di progettare, di poter poi eseguire gli interventi. È quello che chiediamo al governo, e la riunione di oggi è servita intanto a fare il punto della situazione, a capire lo stato dell'arte, a mettere in coordinamento i vari livelli. A suo avviso, quali sono gli aspetti più urgenti da affrontare? Ma intanto completare la pianta organica, cioè individuare quei professionisti, quelle competenze specialistiche che in una situazione così delicata, così complicata come l'acquifero del Gran Sasso, possano quanto prima completare il proprio bagaglio di acquisizione dati, di conoscenza delle situazioni, perché ad oggi non esiste neanche una chiara mappatura della rete degli interventi lì presenti, che si sta e si deve completare. Il commissario ci ha detto che entro la fine di questo anno dovrebbero concludere questo processo di acquisizione di tutti i dati utili, e in presenza poi di una conoscenza e di una mappatura chiara di dove passano gli impianti, di quali impianti ci sono, di come funzionano, poi si può procedere alla progettazione di come metterli tutti in sicurezza.